La scomparsa di Pierpaolo Pasolini in quella terribile notte novembrina del 1975 trova subito un colpevole reo confesso, Pino Pelosi, 17 anni, ragazzo di vita, che massacra il poeta per poi fuggire dal luogo del delitto finendo tra le braccia dei carabinieri. Il caso è chiuso. Eppure qualcuno non è convinto che le cose si siano svolte in quel modo e dopo l'Europeo, con Oriana Fallaci, altre voci si sollevano favorevoli e contrarie, in un mare magnum di teorie, dichiarazioni, chiusure e riaperture, tesi, complotti, bugie, con un'unica verità accertata. Pasolini è morto assassinato e il caso, volenti o nolenti, è per molti ancora irrisolto. Il caso Pasolini. Un'indagine senza fine. La morte sospirò. Era abituata a sentire gli uomini implorare di dare loro qualche altro anno o mese, a volte persino qualche ora. C'era sempre qualcosa di inconcluso, di non fatto, di non vissuto. I mortali non capiscono che la vita non è un libro che si chiude dopo averlo letto fino all'ultima pagina. Non esiste un'ultima pagina nel libro della vita, perché l'ultima è sempre la prima di una nuova storia. Cornelia Funke, la pedagogista e scrittrice tedesca che ha creato la trilogia del mondo di Inchiostro, dà voce al pensiero della morte nel Labirinto del Fauno, adattamento letterario dello splendido e omonimo film di Guillermo del Toro. E la morte, dolcissima e amara, che avanza nella notte chiara, come ha scritto il caro amico Tiziano Sclavi, è l'imparziale compagna di viaggio dell'essere umano, la livella, la forza ultima, la fine, che è sempre anche inizio di una nuova storia, perché quando si conclude qualcosa, in questo senso la morte può essere metaforica, è possibile che cominci qualcos'altro, ma pure nel senso più stretto, reale, fisico. L'arrivo della nera signora è sinonimo di un nuovo corso, di una nuova avventura, appunto di una nuova storia. E cos'è la morte di Pierpaolo Pasolini se non l'inizio di altro? La scomparsa del poeta segna l'avvio di una bagarre mediatica, di ipotesi di complotto, teorie che scavano in una presunta verità o che si ergono spavalde su gambe troppo secche per reggerle, voci che si rincorrono, bugie, infamie e, non ultima, la ricerca appassionata del perché, della vera motivazione di un simile scempio, morte e nascita. Pasolini viene ammazzato in uno dei più gravi delitti che riguardano il mondo del cinema e della letteratura e in quel momento nasce la volontà ferrea di giungere alla verità dei fatti. Nasce una nuova storia che non può esaurirsi a Pino Pelosi e a quelle che per anni sono state le sue dichiarazioni, ma neppure può fermarsi alle inchieste di Oriana Fallaci, Giancarlo Mazzini, Paolo Berti e Duilio Palotelli sull'Europeo. Perché c'è altro da dire, altro da indagare, altro da portare alla luce, perché i morti parlano, solo che a volte è difficile ascoltarli bene in tutto quel silenzio. Morirò io, morirà il mio editore, moriremo tutti noi, morirà tutta la nostra società, morirà il capitalismo, ma la poesia resterà inconsumata. Io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto alla seconda stagione di Uno studio in nero, la mia serie dedicata a indagare con gli strumenti della scienza alcuni dei più sconvolgenti e misteriosi gialli della storia. E arriviamo oggi alla fine di questa prima inchiesta sulla vita e sulla morte di uno dei più grandi intellettuali del nostro paese, Pierpaolo Pasolini. Le indagini dell'Europeo scovano un testimone, un ragazzo che con molte difficoltà rivela a Mauro Volterra dettagli interessanti e soprattutto dice una frase, l'ultima prima di sparire. Gli volevamo solare il portafoglio. Volevamo rubargli il portafoglio. Pasolini sarebbe stato massacrato per un semplice furto. Pino Pelosi, un'esca consapevole. E poi c'è sempre la sua versione, quella di Pino Pelosi, Pino la rana, che conduce esattamente le forze dell'ordine sulle sue tracce
finendo poi per accusarsi dell'omicidio. Ecco, è proprio qui che sorge il problema, perché sono in tanti a dubitare di questa verità, troppo perfetta, troppo verosimile, si potrebbe dire anche troppo pasoliniana. Non ci credono i familiari di Pierpaolo, non ci credono gli amici, Laura Betti, Sergio Citti in testa, non ci credono gli avvocati della famiglia Pasolini, Marazzita e Calvi, e non ci credono neppure gli avvocati di Pelosi, che vengono infatti sostituiti dall'imputato dopo un colloquio in carcere con i genitori. Cosa questa piuttosto curiosa. Iniziano a esserci troppe versioni della storia. Un testimone che frequenta il giro della prostituzione omosessuale dice che Pasolini si è interessato troppo al racket dei ragazzi di Vita. Un altro racconta che il poeta era appartato in una baracca con Pelosi e due motociclisti che lo avevano successivamente inseguito e pestato con una catena. Un altro ancora, il ragazzo che sa, ascoltato dall'europeo, parla poi di una rapina. E ci sono ancora i testimoni che ritrattano, quelli che dicono di avere fonti paranormali, insomma le dichiarazioni tutte in realtà sono strane e non reggono. Senza contare gli elementi di cui abbiamo già parlato, quelli messi in evidenza dagli articoli della Fallaci, della sua squadra, ma anche da altri giornalisti, che fanno risaltare un'evidente negligenza nella conduzione delle indagini. A riguardo ci sono anche delle foto, dove si vede la folla di persone sul luogo dell'omicidio, gente che fuma, bambini, ragazzini, un brigadiere con la sigaretta in bocca, un caos che si muove intorno a un cadavere coperto da un telo ormai intriso di sangue, prima di diventare l'attigua tribuna di una partitella di calcio tranquillamente concessa dalla polizia. Oltre a questo, c'è la questione della macchina. L'Alfa, rimasta 4 giorni nella rimessa dei carabinieri prima di essere consegnata alla scientifica, aperta e sotto le intemperie, e poi persino incidentata contro un palo dall'autista che la sposta. Anche in quella macchina c'è qualcosa di strano. All'interno si trovano un maglione e un plantare di scarpa, ma l'auto era stata lavata e pulita, quindi sono stati lasciati lì il giorno dell'omicidio. E poi c'è quella macchia di sangue sul tetto dell'auto, nella parte destra, quella del passeggero, come se qualcuno si fosse appoggiato per aprire la portiera con la mano sporca di sangue. In tutto questo marasma di rivelazioni più o meno convincenti, di teorie, di stranezze, i familiari di Pasolini decidono di costituirsi parte civile e di farsi rappresentare al processo, come detto, dagli avvocati Antonino Marazzita e Guido Calvi. Come prima cosa, chiedono al professor Faustino Durante, medico, chirurgo e docente dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Roma, di condurre una perizia sul cadavere del poeta. Ecchimosi e scoriata della regione zigomatica e masseterica di sinistra, frattura in 2 punti della branca orizzontale di sinistra della mandibola e lussazione dell'articolazione temporomandibolare di sinistra, escoriazioni trasversali alla base degli emitoraci anteriormente all'addome. Ricordate, ho citato la perizia nel precedente episodio e dall'esame di Durante emerge un fatto essenziale. L'autopsia su Pasolini è stata condotta in maniera sbrigativa dai periti d'ufficio e vari particolari sono stati trascurati. Innanzitutto, Durante dimostra in maniera incontrovertibile che il corpo di Pasolini è stato sormontato dall'auto con evidente intenzione omicida, al contrario di quanto sostenuto dai periti. Ma soprattutto, un'analisi più accurata di ogni singola lesione, tumefazione, scoriazione presente sul corpo e un confronto con le fotografie eseguite sul posto del ritrovamento del cadavere portano Durante a trarre alcune conclusioni circa la presenza o meno di altre persone al momento dell'omicidio. Secondo il suo parere, Pasolini è stato certamente colpito con il bastone e la tavoletta, quella con scritto Buttinelli, imbrattati del suo stesso sangue, ma non solo con quelli, visto che il legno secco e friabile di cui erano fatti offriva una scarsa resistenza. Viene percosso violentemente al capo a circa 70 metri dal luogo in cui poi cade definitivamente, e a prova di questo c'è la presenza della sua camicia inzuppata di sangue ma integra, segno che a toglierla fu lui stesso a 70 metri dal cadavere. Inoltre, poiché la tavoletta di Buttinelli era stata prelevata e usata nella zona in cui fu poi ritrovato il corpo, ne consegue che le prime percosse non sono state provocate con quella. A questo punto però il solo bastone non appare sufficiente a produrre quel tipo di lesioni e dunque sorge con fondatezza l'ipotesi di un altro
chiaro, mezzo contusivo, il quale abbia agito nella prima fase dell'aggressione, scrive il professor Durante. A tutto questo bisogna aggiungere il fatto che, a fronte della quantità di sangue persa da Pasolini, gli indumenti di Pelosi, come già spiegato in precedenza, risultano privi di qualunque traccia ematica, tranne una macchietta sul polsino della maglia e sul bordo del pantalone. Infine c'è quella macchia di sangue sul tetto dell'Alfa, sul lato destro, come se qualcuno si fosse appoggiato per aprire la portiera. Non poteva essere stato Pasolini e Pelosi neppure, visto che per entrare nell'auto e fuggire avrebbe dovuto usare la portiera del guidatore, cioè la sinistra. La domanda è spontanea. Chi ha lasciato quella traccia? In definitiva, commenta Durante, che dalla scena del fatto delittuoso non possa escludersi la presenza attiva del Pelosi è dimostrato, se non altro, dalla macchia di sangue sul polsino della sua maglia e dalle macchie sul bordo inferiore del suo pantalone. Ma che il Pelosi non fosse solo è quasi altrettanto sicuro per la modestia dell'imbrattamento delle sue vesti, che lascia perplesso chiunque abbia una seppur modesta esperienza di lesività. Ma ci sono anche altri elementi che sembrano confermare il fatto che Pino la Rana non era solo quella notte. Il maglione verde e il plantare per scarpa destra trovati nell'Alfa GT, ricordate, non risultano appartenere né a Pasolini né a Pelosi. La famiglia non riconosce il maglione, che pure è di una taglia diversa, e il poeta non usava plantari. La cugina di Pasolini, Graziella Chiarcossi, che con lui divide l'appartamento, è sicura che il maglione non fosse nell'auto, poiché lei stessa l'aveva pulita e riordinata il 31 ottobre. È questo maglione verde, ritrovato sulla macchina di Pasolini, la macchina con cui egli raggiunse il Toscano insieme a Pelosi. Però questo maglione non apparteneva né a Pasolini né a Pelosi. E non si è mai saputo chi l'abbia lasciato sull'automobile di Pasolini. Il processo di primo grado, iniziato il 2 febbraio 1976 al Tribunale per i minori di Roma, Pelosi non ancora compiuti 18 anni, si apre con l'imputazione di omicidio nella persona di Pasolini Pierpaolo e vede il solo Pino la Rana al banco degli imputati, come le indagini della polizia hanno stabilito e come lui stesso ha ammesso. A salvare Pelosi possono essere tuttavia le perizie degli psichiatri che lo esaminano, visto che tutti quanti, compreso quello incaricato dalla parte civile, si dichiarano concordi nel riconoscere l'immaturità dell'imputato. Ciò significa che, per la legge, non è capace di intendere e di volere. In altre parole, se riconosciuto colpevole, non gli può essere comminata una pena adeguata alla gravità del fatto. Con coraggio, la parte civile presenta le conclusioni del proprio perito, anche se vanno contro gli interessi dell'accusa, ma con questo gesto la famiglia di Pasolini intende rispettare quell'amore per la verità che Pierpaolo ha sempre dimostrato in vita, anche quando la verità si rivela scomoda. Questa scelta, comunque, dimostrando l'assoluta buona fede e lo scrupolo con cui gli avvocati della parte civile lavorano, ha l'effetto di rafforzare tutti gli altri argomenti portati durante il processo. Inoltre, gli avvocati Guido Calvi e Nino Marazzita annunciano la decisione di ritirarsi e di rinunciare a qualsiasi forma di risarcimento. I familiari di Pasolini, infatti, ritengono che, una volta contribuito con ogni sforzo all'accertamento della verità, la parte civile ha esaurito il suo compito. Quale somma di denaro, infatti, avrebbe mai potuto risarcire la perdita di Pierpaolo Pasolini? Eppure, a questo punto, dopo tutto quello che abbiamo visto e che poco alla volta viene alla luce, un processo che avrebbe dovuto essere tanto semplice si complica. Il magistrato che presiede il tribunale, Alfredo Carlo Moro, fratello del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, assieme ai colleghi esamina ogni cosa, tutti gli atti, ogni elemento e decide di respingere la richiesta di considerare Pelosi incapace di intendere e di volere. Una richiesta proposta dopo la perizia del professor Aldo Semerari, psichiatra, forense e criminologo, un personaggio particolare, il cui nome spunta a volte in mezzo ai fatti della strategia della tensione e che verrà arrestato dopo la strage alla stazione di Bologna, accusato di coinvolgimento. La Corte, pur riconoscendo l'arretratezza culturale di Pelosi,
non lo ritiene assolutamente privo della capacità di formulare o esprimere giudizi etici, ma se una anche elementare capacità sussiste in questo campo, non può non riconoscersi che la valutazione negativa dell'uccisione di un uomo doveva essere presente in un soggetto di quasi 17 anni e mezzo. Il 26 aprile 1976 il Tribunale dei Minori emette la sentenza. Pino Pelosi viene condannato a 9 anni, 7 mesi e 10 giorni, più 30.000 lire di multa, riconosciuto colpevole di atti osceni, furto aggravato e omicidio volontario, ma soprattutto viene specificato in concorso con ignoti. La corte presieduta dal giudice Moro conclude infatti che Pelosi non ha agito da solo, ritiene il collegio che dagli atti emerge in modo imponente la prova che quella notte all'idroscalo il Pelosi non era solo. Il maglione verde e il plantare trovati nell'auto, la scomparsa delle sigarette dell'accendino di Pelosi, le impronte di piedi trovate intorno al luogo in cui era stata parcheggiata l'auto, le impronte di sangue sopra lo sportello del passeggero, la sproporzione tra le ferite subite da Pasolini e la pulizia di Pelosi, la diversità e molteplicità dei corpi contundenti utilizzati per colpire la vittima, il tempo trascorso tra l'aggressione, mezzanotte, e l'arresto, l'1:30, troppo lungo, probabilmente utilizzato per concordare una linea di condotta insieme agli altri aggressori. Infine anche la ricostruzione del professor Durante. Tutto, insomma, concorre a ritenere che Pino La Rana non era solo. Resta però un elemento su cui la Corte non riesce a fare chiarezza, il movente. In realtà possono farsi varie ipotesi, è il commento. Che si volesse rapinare Pasolini, che gli si volesse dare una lezione per un precedente sgarbo, che si volesse proteggere il Pelosi alle prime esperienze e che un protettore vegliasse su di lui. Il processo di primo grado stabilisce la partecipazione di ignoti, ma Pino La Rana e il procuratore generale si appellano alla sentenza e il 4 dicembre 1976 succede qualcosa che cambia nuovamente tutto quanto. Il concorso con ignoti stabilito dal processo presuppone l'avvio di una nuova inchiesta, cosa che tuttavia non accade. La Procura Generale impugna la sentenza prima ancora di averne letto le motivazioni. Sembra quasi, come ha scritto il regista Marco Tullio Giordana in un libro che accompagna e integra il suo documentatissimo film Pasolini, un delitto italiano, che si voglia, sconfessando quel tribunale che ha rifiutato di trattare riduttivamente l'omicidio di Pasolini, tutelare l'onorabilità degli ignoti chiamati in causa, dimostrarne l'innocenza, la completa estraneità. Importa solo sbarrare l'iniziativa di cercare gli ignoti, di dare loro un volto, di scoprirne possibili mandanti e ispiratori. Il segnale è chiarissimo, si aspettino i successivi gradi di giudizio perché non è detto che il concorso con ignoti verrà ancora ribadito e, nell'attesa che i giudici più sereni e prudenti rimettano le cose a posto, diventa perfettamente inutile darsi da fare con nuove indagini. E questo è quello che accade. Il 4 dicembre 1976, 8 mesi dopo il processo di primo grado, la Corte d'Appello assolve Pino Pelosi dal reato di atti osceni, ma conferma la condanna per omicidio volontario, con una modifica fondamentale, non più in concorso con ignoti, bensì singolo. Nella nuova sentenza la Corte non trova lacune di sorta nei primi accertamenti compiuti dagli inquirenti, i quali indicavano nel solo Pelosi l'unico colpevole e questo frena il possibile inizio di nuove indagini. Si ritiene estremamente improbabile, chiarisce la nuova Corte, per tutte le cose dette, che Pelosi possa aver avuto uno o più complici. Per lui, per Pino La Rana, in realtà non cambia nulla, la condanna resta identica. Solo per gli eventuali ignoti la situazione muta radicalmente. Da possibili ricercati diventano ora inesistenti. È ancora Pelosi, però, a impugnare anche questa nuova sentenza, nella speranza che una nuova giuria lo possa considerare incapace di intendere e di volere e di conseguenza gli cancelli o perlomeno gli renda più lieve la pena. Il 26 aprile 1979, 3 anni dopo, la Corte di Cassazione respinge il ricorso di Pelosi e conferma la pena, ma senza entrare mai nel merito delle conclusioni precedenti. Gli condona solo gli ultimi 3 anni per buona condotta. Dal carcere Pelosi esce ed entra diverse volte negli anni seguenti per furto, rapina, infine associazione a delinquere, ricettazione, truffa per un giro di assegni rubati.
In questo andirivieni dalla galera, Pino La Rana scrive un memoriale in cui racconta la sua vita e la sua verità sul delitto di Pasolini. La stessa verità che ha sempre sostenuto al processo. Quella notte era solo, si era difeso da un tentativo di stupro da parte di Pasolini ed era passato su di lui con l'auto, senza accorgersene. Adesso tutti potranno leggere la mia verità, la vera e unica verità. Concludeva il suo libro, pubblicato nel 1995. Spero che la gente vera ci creda, degli altri non mi importa nulla, tanto avranno sempre la cultura del sospetto. E per chi cerca fantasmi, che vada alla chiappa fantasmi, Ghostbuster. E con questo chiudo e spero per sempre questa mia autobiografia, sperando che io ci abbia messo la parola The End. Pierpaolo Pasolini è stato massacrato e ucciso da Giuseppe Pelosi, Pino La Rana e da lui soltanto per una brutta storia tra omosessuali. Una storia di prostituzione, una storia che adesso si può chiudere in un cassetto per dimenticarla. O no? Forse qualcuno avrebbe voluto davvero dimenticarla, ma in realtà quella brutta storia non è finita per niente. Pelosi non cambia versione per 30 lunghi anni. Poi arriva il 7 maggio 2005 e succede qualcosa di grosso. Nel programma televisivo Le ombre del giallo su Rai 3, condotto da Franca Leosini, è ospite Pino La Rana, che cambia di nuovo le carte in tavola e sgancia una bomba. Io sono innocente, non sono complice di nessuno. Cioè, ci spieghi meglio. Non è lei l'assassino di Pierpaolo Pasolini? A uccidere Pasolini, dice, sono stati tre sconosciuti, tre giovani che parlavano con un accento del sud. Pelosi sostiene ora che quel pestaggio era stato un vero e proprio agguato e che aveva come obiettivo il Pasolini intellettuale e politicizzato. Stando alla nuova versione, infatti, mentre i tre lo pestavano, gli gridavano «Sporco comunista!» Fetuso e pezzo di merda. Poi i tre se ne vanno su un'auto e Pino La Rana rimane solo. Da questo momento in avanti il nuovo racconto coincide con quello già noto. Disperato e spaventato, Pelosi sale sulla macchina, la mette in moto, ma senza accorgersene passa sopra il corpo di Pasolini agonizzante, uccidendolo. Identica anche la prima parte della storia, l'incontro con Pasolini alla stazione Termini, la sosta in pizzeria, il viaggio sino all'idroscalo e il rapporto sessuale consumato in fretta in macchina. Solo che tra loro non ci fu la lite descritta al processo. Dal buio compaiono quei tre individui che tirano fuori dall'auto Pasolini e lo pestano a sangue, mentre uno dei picchiatori ordina a Pelosi di non muoversi. Nello studio televisivo sono presenti anche gli avvocati Guido Calvi e Nino Marazzita. È un'amara constatazione, commenta Marazzita, sorpreso dalla rivelazione, poter dire oggi avevamo ragione. E Calvi aggiunge, Pelosi ha ricostruito i fatti esattamente come li illustrai nella memoria conclusiva che poi fu recepita dal Tribunale di Roma. Pelosi, un uomo che dopo tanti passaggi dal carcere, a 47 anni vive ancora ad espedienti alla periferia di Roma, aggiunge che quei tre lo minacciarono di fare del male alla sua famiglia se avesse parlato. Se ora ha deciso di farlo è solo perché entrambi i suoi genitori sono morti. Certo, anche così ci sono tante contraddizioni, punti oscuri che il racconto di Pelosi si porta appresso come l'anello. Se lui non ha aggredito Pasolini, come ha fatto il suo anello a finire vicino al cadavere? E se non si è accorto di aver schiacciato il corpo, perché al compagno di cella ha detto di aver ammazzato Pasolini? Incongruenze alle quali Pelosi non sa bene cosa rispondere, ma indipendentemente da questo, se anche solo la metà del racconto fosse vera, allora un processo così facile, semplice e veloce, con un reo confesso tra le mani, sarebbe tutto da rifare. Di fronte a questa nuova rivelazione, sono in tanti a dire di aver avuto finalmente conferma ai loro sospetti. Pasolini è stato assassinato perché è intellettuale scomodo. Ho sempre detto che sapevo come era stato ucciso Pasolini e da chi, afferma il regista Sergio Citti, amico di lunga data e collaboratore. Le mie parole sono state pubblicate, ma non mi hanno mai chiamato a testimoniare. Vorrei che si riaprisse il caso e che io fossi chiamato a testimoniare. So chi l'ha ucciso, come e perché è stato ucciso. Mi è stato raccontato da chi stava lì. Io so la verità. Citti fa notare inoltre che a Pelosi piace la pubblicità e che probabilmente non ha ancora detto tutta la verità, ma se il processo fosse riaperto, gli piacerebbe essere messo a confronto proprio con lui. Ma cosa sa Sergio Citti per essere così convinto? Il regista spiega che ha parlato al telefono con Pasolini la sera stessa dell'omicidio e l'amico
gli avrebbe raccontato di avere un appuntamento con delle persone. Costoro, dice, lo avrebbero aiutato a recuperare dei filmati che erano stati rubati dagli stabilimenti dove stava montando il suo ultimo film. Citti, insieme al fratello attore Franco, qualche giorno dopo la morte di Pasolini, va all'Idroscalo, parla con i testimoni e gira un filmato, riprendendo ogni cosa possa riguardare l'omicidio, dalle tracce ai buchi nella recinzione, dalle vie di fuga, ai resti di legname, tavolette e quant'altro. Quel filmato per molti anni, almeno fin dopo il 2005, è agli atti della magistratura e non si può vedere, ma verrà ripreso da Mario Martone, regista e sceneggiatore che filmerà Sergio, ormai molto malato, e Franco Citti, mentre commentano le riprese. Da quel lavoro, con le testimonianze dei residenti nella zona dell'Idroscalo, risulta come quella fatidica notte ha visto coinvolte non solo più persone, ma persino due auto. Citti, come ha detto lui stesso, non è mai stato interrogato fino a quel momento, ma parla del furto di alcune pizze, come in gergo venivano chiamati i contenitori rotondi delle pellicole cinematografiche, del film Salò o le 120 giornate di Sodoma. Dei ladri ignoti fanno irruzione negli stabilimenti Technicolor e rubano le pizze di alcuni film, tra cui Salò, a cui Pasolini rimedia montando le scene alternative, i doppi, quelle girate con differenti inquadrature. E un uomo, Sergio Placidi, rivela a Citti di sapere chi è coinvolto nel furto. Placidi dice che i ladri sono un gruppo di ragazzi che frequenta un bar nella zona di Via Lanciani, lo stesso bar frequentato, coincidenza o meno, anche da Pino Pelosi e dai suoi amici. I responsabili vogliono 2 miliardi di lire per restituire le pizze, ma Alberto Grimaldi, il produttore, offre 50, al massimo 100 milioni. Il ricatto sfuma, i soldi sono troppo pochi, ma qualche giorno prima del 2 novembre 1975 quei ragazzi chiamano Pasolini, si scusano e gli dicono che non sapevano ci fosse anche il suo film tra quelli rubati e vogliono restituirglielo. È sempre Citti a raccontare di come il poeta è contento di questa cosa e che al ritorno dal suo viaggio di lavoro a Stoccolma si accorda per un appuntamento con i ladri il 1 novembre. Quella sera ha una cena con Ninetto Davoli al Pomidoro e successivamente l'incontro con i ragazzi delle pizze di Salò rubate. Quel giorno, insomma, Pasolini non stava andando in giro a rimorchiare, secondo Citti, ma a un appuntamento che, a questo punto, diventava chiaramente un agguato e dove Pelosi aveva probabilmente giocato il ruolo dell'esca. Perché altrimenti andare a Ostia e non fermarsi sulla Tiburtina? Chiede sempre Citti. Se Pasolini doveva fare l'amore con Pelosi, perché andare fino a Ostia, più o meno 120 km tra andata e ritorno, mentre i prati della Tiburtina, zona che Pasolini conosceva bene, erano molto più vicini? E poi, come hanno fatto a sapere dove andavano quelli che aggredirono Pasolini? Alla luce di tutto questo, le incongruenze della versione ufficiale sembrano incastrarsi nel puzzle. Nei verbali delle deposizioni ufficiali, infatti, risulta non solo che Pelosi e gli amici conoscevano già Pasolini, ma che lui non aveva intenzione di caricare in macchina qualcuno quel sabato sera, perché, parole sue, aveva un appuntamento. E mentre avviene questo scambio di battute, gli amici di Pino La Rana sono unanimi nel raccontare che Pelosi si è allontanato e non è con loro. Lo rivedranno circa mezz'ora più tardi per la questione delle chiavi dell'auto. Quindi, in che momento si è incontrato con Pasolini? Le stranezze si sommano, ma ecco che, come ho detto poco fa, i pezzi del puzzle sembrano andare al loro posto se si presuppone che Pasolini è stato vittima di una trappola e di un agguato, come suggerito da Citti. E il movente potrebbe essere tanto politico quanto omofobico o persino, tornando all'europeo, una semplice rapina. Un piccolo appunto prima di proseguire. C'è una testimonianza, quella che Silvio Parrello ha fornito allo scrittore Fulvio Abbate per il libro C'era una volta Pasolini. Parrello, detto Pecetto, è uno dei ragazzi che Pasolini conosce negli anni 50 e che gli ispira a Ragazzi di vita. Quando gli viene chiesto chi potrebbe aver ucciso il poeta, Parrello dice una cosa molto interessante. Ma la vita romana è uno che aveva un plantare numero 41, piede destro. Se si fossero fatte indagini sul plantare, si sarebbe scoperto che nell'ambiente della malavita romana erano solo in 3 a portarli, non certo tutti e 3 piede destro e 41. Da tempo nel quartiere di Donna Olimpia gira voce che un personaggio, certo Antonio Pinna, assiduo frequentatore di Pasolini negli ultimi tempi per motivi che non sono chiari, il 14 febbraio 1976, a processo iniziato, scompare nel nulla. La sua auto fu rinvenuta parcheggiata all'aeroporto di Fiumicino. Sempre nel quartiere si dice che fu eliminato perché sapeva la verità
sulla morte di Pasolini. Antonio Pinna, un uomo su cui non si sa nulla e su cui probabilmente nessuno ha mai indagato. Ma Don Olimpia è il quartiere di provenienza di molti elementi della banda della Magliana ed è possibile che tra questi ci fossero anche alcuni dei ragazzi che Pasolini ha conosciuto e raccontato nei suoi romanzi. Supposizioni, naturalmente, che Gianni Borgna e Carlo Lucarelli propongono in un minuzioso articolo su Micromega del 2005, un articolo che fa un altro interessante accostamento. Ricordate Petrolio, il romanzo incompiuto? In quel libro c'è la famosa abiura del 75. Se quei giovani ragazzi erano diventati così, voleva dire che essi avevano la possibilità di diventarlo. La loro degradazione, dunque, degradava anche il loro passato, che dunque era tutto un inganno. Quei giovani e ragazzi avrebbero pagato la loro degradazione col sangue, in un'ecatombe che avrebbe resa ferocemente ridicola la loro presuntuosa illusione di benessere. Unito a quanto detto poco fa, non può lasciare indifferenti, ma a Petrolio ci arriviamo a breve. Se è vero che Sergio Citti, insieme al fratello Franco e a molti altri, trova nella nuova versione di Pelosi una verità, è altrettanto vero che tra gli amici più cari c'è anche qualcuno che invece non ci crede. Spero che la Procura di Roma non perda tempo sulle dichiarazioni di Pelosi e non faccia perdere soldi al contribuente, dice Nico Naldini, poeta e cugino dello scrittore, che il giorno del delitto aveva pranzato con lui. La figura di Pelosi, dice, va commisurata come valore morale alla sua fedina penale. Se messa a confronto con quest'ultima, le sue parole non hanno credibilità. Dopo l'omicidio aveva già commentato: «Ho sempre pensato che fosse uno dei tanti incidenti, una manifestazione di violenza nell'ambiente omosessuale». Naldini è convinto che la storia del furto sia una bufala. «La storia mi puzza di bufala», dice. «Sì, bufale che si inseguono e che si divorano l'un l'altro. E mi dispiace per lui perché è un mio carissimo amico e anche un bravo regista, ma la ricostruzione di Sergio Citti è assolutamente campata in aria». Naturalmente, se venisse fuori una novità, sarei il primo a voler andare a fondo, ma credo il giudizio più cinico e allo stesso tempo più intelligente lo ha dato Giulio Andreotti. Tanti anni fa in televisione disse così, se non ricordo male: «In fondo Pasolini se l'è cercata». Puro cinismo democristiano, certo, ma ritengo che il senatore ci abbia azzeccato. A lui si aggiunge Massimo Consoli, amico di Pasolini e uno tra i fondatori del movimento gay in Italia. Pelosi non sa più cosa inventarsi, sono passati 30 anni dall'uccisione di Pasolini e lui solo ora si decide a dire la verità? Ma qual è la verità? Pelosi dice che sono stati altri a uccidere Pierpaolo, ma non dice chi. Si sta inventando una nuova storia per dimostrare che esiste ancora, che non è una persona inutile. E c'è anche chi, come il pittore Giuseppe Zigaina, crede fermamente che Pasolini abbia cercato quella morte, spargendone indizi nelle sue opere in un martirio per autodecisione, un sacrificio alla sua poesia, un piano programmato per farsi uccidere in un momento e in un modo preciso. Voci contrarie o alternative, e non sono naturalmente le uniche, ma qui si vuole volontariamente evitare di citare i titoli degli articoli di certi giornali, che anche i giorni successivi al 2 novembre commentavano in modi che di giornalistico hanno poco o nulla. Insomma, nonostante le iniziali perplessità dei giudici, il 9 maggio 2005, due giorni dopo il programma e in seguito a un esposto dell'avvocato Marazzita, la Procura di Roma decide di aprire una terza inchiesta sull'omicidio di Pasolini. Vengono ascoltati Pelosi, nel frattempo tornato in carcere per possesso di droga, e Citti, che morirà poco dopo all'età di 72 anni. E in quell'estate in cui la figura di Pasolini nel trentesimo della morte ritornava a giganteggiare su tutti i giornali, ci fu anche chi ipotizzò un altro movente. E qui torniamo a Petrolio e a chi crede che il delitto Pasolini sia un agguato premeditato. Un agguato politico. Il poeta Gianni D'Elia, in un libretto dedicato a Pasolini, scrive che l'intellettuale sarebbe stato assassinato perché aveva scoperto la verità sulla misteriosa morte di Enrico Mattei e intendeva rivelarla nel suo libro incompiuto, Petrolio, appunto. Ma che cosa c'entra ora Mattei con Pasolini? Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore. Vi ricordate? Nell'articolo Il romanzo delle stragi. Ecco.
Il Pasolini scrittore, prima di morire, stava lavorando a un romanzo enorme, impegnativo, che parla, con le dovute modifiche, ai nomi dell'ENI, della morte di Mattei, di Eugenio Cefis, il successore dell'Italia politica e sociale negli anni della strategia della tensione. Al libro si interessa anche il giudice Vincenzo Calia, che dal 1994 sta indagando da solo sull'incidente aereo che ha ucciso Mattei, un incidente strano che ancora oggi non ha una verità oltre quella ufficiale. Sebbene la parola attentato sia quella che chi ha indagato sulla questione usa senza remore. Alla pagina 117 di Petrolio si legge: «In questo preciso momento storico, Troia, l'alter ego di Eugenio Cefis, sta per essere fatto presidente dell'ENI e ciò implica la soppressione del suo predecessore. Egli, con la cricca politica, ha bisogno di anticomunismo, bombe attribuite ai fascisti». In uno degli appunti finali Pasolini scrive anche di una visione, da non intendere ovviamente in senso spirituale o paranormale, ma dettata dai fatti che ha visto e vissuto. Una sorta di previsione che si potrebbe definire logica. Con molti anni di anticipo parla della strage alla stazione di Bologna e collega la strage di Piazza Fontanea all'attentato, possiamo usare anche noi questa parola, di Mattei e alle altre stragi. Anche il politologo Giorgio Galli e l'ex presidente del Consiglio Amintore Fanfani si convincono del valore di questi collegamenti, ma nonostante la consapevolezza dell'intelligenza di Pasolini, la domanda su come abbia potuto capire queste cose, citando fatti, date, nomi, resta. E qui entra in scena Giorgio Steinmetz, probabilmente pseudonimo di uno scrittore ignoto. Il suo libro intitolato «Questo è Cefis, l'altra faccia dell'onorato presidente», edito nell'aprile 1972 dalla AMI. Il libro sparisce in fretta dal circuito librario ed è irrintracciabile. Quindi pare che a Pasolini fu inviato in fotocopie dallo psicanalista Fulvio Facchinelli e la notizia è rintracciabile in una lettera del 20 settembre 1974. Insomma, senza dilungarci troppo, al gabinetto VSE di Firenze sono conservate le carte preparatorie di Petrolio, il manoscritto originale e i materiali che Pasolini stava consultando. Tra questi anche il libro di Steinmetz e diverse carte relative a Cefis. Il libro incompiuto di Pierpaolo va a incastrarsi quindi in un quadro molto più grande, che comprende anche la sparizione del giornalista Mauro De Mauro, rapito a Palermo la sera del 16 settembre 1970 e mai più ritrovato. E Graziano Verzotto, senatore democristiano che parla di Cefis con il giudice Calia sulla disputa tra l'EMS e l'ENI per il metanodotto tra Africa e Sicilia. La questione è tremendamente politica e addentrandoci rischiamo di perdere il filo del discorso. Teniamoci su Petrolio, concludendo solo che, secondo coloro che reputano questo il motivo dell'omicidio, Pasolini potrebbe essere diventato un bersaglio per la sua ricerca della verità. Per il suo essere un intellettuale schierato, attenzione, non politicamente ma moralmente, e le informazioni che ha recuperato, combinato e deciso di pubblicare sarebbero state la sua condanna a morte. Ma a questo punto, la nuova inchiesta che direzione prende? La risposta alla domanda è nessuna. L'11 ottobre il procuratore capo Giovanni Ferrara, l'aggiunto Italo Ormanni e il PM Diana De Martino chiedono l'archiviazione dell'inchiesta in quanto le rivelazioni di Pino Pelosi, che si è limitato a generiche accuse senza fare mai i nomi dei presunti assassini, vengono ritenute non credibili. Di fronte all'ennesima inchiesta archiviata, l'assessore alla cultura del Comune di Roma, Gianni Borgna, annuncia l'intenzione del Campidoglio di presentare alla magistratura una memoria molto ampia e documentata per chiedere la riapertura delle indagini. Qualche mese dopo, alla richiesta, si uniscono 70 intellettuali, tra i quali Giuseppe Bertolucci, Andrea Camilleri, Marco Tullio Giordana, Carlo Lucarelli, Luca Ronconi, Bernard Henri Lévy, Dacia Maraini, Mario Martone, Michele Placido e Gabriele Salvatores, che ai giudici rivolgono un appello intitolato «Anche noi parte offesa, riaprire il processo Pasolini». A 30 anni dalla morte, si legge in questo appello, non sappiamo ancora da chi è stato ucciso Pasolini e perché.
Noi non sappiamo se a far tacere uno degli artisti più fervidi e una delle voci più scomode e tragiche di questo paese sia stata una decisione politica. Quello che però sappiamo, come lo sa chiunque abbia prestato attenzione alla vicenda, è che la versione blindata della rissa omosessuale tra due persone non sta in piedi. Sappiamo che essa è stata solo una copertura servita a sviare le indagini e a coprire un altro tipo di delitto. In seguito alle dichiarazioni di Pelosi, la Procura di Roma ha riaperto e subito richiuso per mancanza di riscontri il fascicolo sul delitto Pasolini. Questa nuova inchiesta è stata archiviata ancor prima di iniziare, eppure non si sono sentite molte voci indignarsi per questa reiterata non volontà di fare chiarezza su quella morte. Uno strano silenzio ha circondato la notizia, e questo proprio mentre ricorreva il trentennale della morte di Pasolini e dappertutto fervevano le celebrazioni del poeta, dell'artista, dell'intellettuale, che pure tanti fanno mostra di rimpiangere. Dopo quanto è successo, non possiamo più accontentarci della versione ufficiale, perché significherebbe diventare complici degli assassini di Pasolini. Chiediamo perciò che vengano finalmente svolte le indagini che non si sono mai volute fare e che venga detta finalmente la verità su quel delitto, il più atroce assassinio di un poeta dell'età contemporanea, più turpe dell'assassinio di García Lorca, un vero massacro di gruppo, è avvenuto a Roma, in Italia, per mano di italiani. E invece, per 30 anni, sono state cancellate prove, sono stati ignorati indizi, testimonianze e documentate controinchieste di giuristi e intellettuali italiani. In una situazione simile, spetta in prima persona agli scrittori, ai poeti, agli artisti, agli intellettuali, ai giornalisti e a tutte le persone libere che hanno a cuore la verità, chiedere, come ha già fatto il Comune di Roma che si è costituito parte offesa, la riapertura del processo e l'accertamento della verità. Ci sembra questo il modo migliore di ricordare Pasolini a 30 anni dalla sua tragica morte. Il 22 marzo 2010 Walter Veltroni scrive una lettera aperta, pubblicata sul Corriere della Sera, al ministro della Giustizia Angelino Alfano, in cui lo esorta a riaprire il caso sulla morte di Pasolini. Oggi, scrive, le nuove tecnologie investigative consentono, come è avvenuto per Via Poma, di riaprire casi del passato. Tanti potrebbero avere voluto morto il poeta in quegli anni in cui non solo si compivano stragi e attentati, ma in cui da destra e da sinistra venivano compiuti, come fossero normali, atti inauditi, ai quali spesso seguivano appelli ben firmati per la libertà dei responsabili. Come accade per gli assassini dei fratelli Mattei, che ora sono liberi in Sud America. Anni bastardi, nei quali poteva bastare essere una donna e civilmente impegnata, per essere sequestrata e violata, come accadde a Franca Rame. Veltroni riprende le parole di Luciano Garofano, che ha diretto il reparto investigazioni scientifiche di Parma. Oltre alle analisi del DNA che si potrebbero effettuare su molti reperti, alcuni dei quali mai sufficientemente presi in considerazione, plantare, il bastone, la tavoletta. Attraverso lo studio delle tracce di sangue e di sudore, le scienze forensi vantano oggi un nuovo importante alleato, ha scritto infatti Garofano. La disponibilità degli abiti di Pasolini, ma soprattutto quelli di Pelosi, ci consentirebbe di ottenere importanti informazioni sulla modalità dell'aggressione. Dallo studio delle macchie di sangue ancora presenti, si potrebbe infatti stabilire e magari confermare la tipologia di armi usate per colpire, le posizioni reciproche dell'omicida e della vittima, e riscontrare quindi l'attendibilità della versione fornita allora da Pelosi. Un caso che, come tanti altri enigmi del passato, non possiamo considerare chiuso. Un anno prima di questa lettera di Veltroni, il 27 marzo 2009, l'avvocato Stefano Maccioni e la criminologa Simona Ruffini depositano un'istanza di riapertura delle indagini preliminari che viene assegnata al PM Diana De Martino. La richiesta, dice Maccioni, è di analizzare compiutamente quanto contenuto nelle indagini svolte dal pubblico ministero Vincenzo Calia in relazione alla morte di Enrico Mattei, in particolare quanto emerso con riferimento al manoscritto Petrolio di Pierpaolo Pasolini e al libro Questo è Cefis di Giorgio Steinmetz, ovvero la tesi secondo la quale lo scrittore ucciso sarebbe venuto a conoscenza dei mandanti dell'omicidio Mattei, indicandoli nel proprio romanzo Petrolio, ed accertare pertanto
se sussista un collegamento tra gli assassini di Mattei, De Mauro e Pasolini ed effettuare le necessarie indagini scientifiche sui reperti conservati nel Museo Criminologico di Roma. Adesso ci auguriamo che il magistrato incaricato decida di accogliere la nostra istanza, considerata la necessità di fugare quanto prima i dubbi emersi a seguito delle varie dichiarazioni rese da Pino Pelosi il 12 settembre dello scorso anno e pubblicate nel libro Profondo Nero, e soprattutto dopo le indagini svolte dal PM di Pavia, Vincenzo Calia, in merito alla morte di Enrico Mattei. Maccioni e Ruffini hanno inoltre nuovi elementi, le tracce di DNA rinvenuto sui vestiti dello scrittore e altri oggetti non appartenenti né a Pasolini né a Pelosi. Sono addirittura 5 i profili genetici individuati. Un'altra prova che quella sera non fu solo Pelosi ad aggredire il poeta, forse? C'è anche un altro particolare. I proprietari della trattoria Biondo Tevere, di cui Pasolini era cliente abituale, erano stati sentiti poche ore dopo l'identificazione del corpo ed entrambi avevano descritto il giovane con cui Pierpaolo si era presentato la sera del delitto come alto almeno 1,70 m, con capelli lunghi e biondi pettinati all'indietro. Una descrizione che non combacia con l'aspetto di Pelosi, alto poco più di 1,60 m, tarchiato con folti capelli ricci e neri. Un ragazzo e poi un uomo che certamente non appare come il testimone ideale. Due versioni quasi completamente diverse a distanza di 30 anni e pronunciate da uno che entra ed esce dal carcere con problemi di droga. Due differenti verità. Eppure la seconda, pur con i suoi buchi, rientra in un discorso decisamente più logico e sensato per tutto quello che i fatti, quelli appurati, quelli reali, indagati sul serio, hanno portato alla luce. E Pelosi a un certo punto dei nomi li fa, in un libro del 2011 dal pessimo titolo di Io so come hanno ucciso Pasolini. Quella sera all'idroscalo, dice Pelosi, c'erano altre due auto, una GT come quella del poeta, una Fiat 1100 scura e una moto Gilera, e a massacrare Pierpaolo erano in 5. 5 come i DNA in mano a Maccioni e Ruffini. Di quei 5, Pino Larano conosce i due fratelli Borsellino, Franco detto Labrone e Pino detto Erbraciola, originari di Catania, personaggi della piccola malavita ed estremisti di destra. I due si sarebbero in seguito vantati di aver ucciso Pasolini insieme a un altro membro del giro, Giuseppe Mastini detto Johnny lo Zingaro, ma lui Pelosi non lo ha riconosciuto. La notizia arriva dall'allora appuntato Renzo Sansone, carabiniere infiltrato nella mala di Roma. Quando Pelosi fa queste dichiarazioni, i fratelli Borsellino sono già morti. Mastini non è mai stato imputato per l'omicidio di Pasolini ed era comunque già in carcere con una serie di ergastoli sulle spalle. Ed ecco come Pelosi spiega ora la questione dell'anello. Un uomo barbuto e ben piantato lo ha sbattuto contro la recinzione, gli ha intimato di stare zitto e fermo e poi gli ha preso l'anello dal dito. Così. Mi dicono butta l'anello qua, non dire niente, ti minaccio la famiglia, ma non la nostra versione che io ho portato avanti fino al 2005. A fronte di tutto ciò, in qualunque caso, nel 2015 la Procura di Roma chiede di archiviare la nuova indagine perché i 5 codici genetici rinvenuti non sono attribuibili. Non si può determinare, si spiega infatti dalla Procura, se quelle tracce siano precedenti, coeve o successive all'evento delittuoso. Per gli avvocati, comunque, la vera novità rispetto al passato è quella di avere riconosciuto la presenza di altri soggetti oltre a Pelosi sulla scena del crimine. Grazie agli accertamenti scientifici che hanno identificato 5 profili genetici sconosciuti. Tuttavia, aggiungeva Maccioni, si è persa l'occasione per indagare sul vero movente di questo omicidio e per tale motivo chiediamo l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta. Dopo la fine dell'attività giudiziaria, la morte 2 anni dopo di Pino Pelosi, il 20 luglio 2017, ucciso da un tumore ai polmoni all'età di 59 anni, ha messo forse per sempre la parola fine sul tentativo di conoscere la verità su quella tragica notte. La morte non è nel non poter comunicare, ma nel non poter essere più compresi, ha scritto Pasolini, che oggi forse nell'essere compreso e amato viene anche esageratamente chiamato in causa, spesso a sproposito. Spesso per darsi un tono sui social tra hashtag e ci vorrebbe Pasolini, che in fondo da qui non se n'è mai andato. La sua produzione artistica è un biglietto d'ingresso per l'immortalità. Nel 2022 cade infatti il centenario della nascita del poeta, la cui vita è stata quella di uno dei più influenti intellettuali del Novecento, tra cultura, arte, scandali e ingiurie, e la cui morte continua ancora oggi
con buona pace di chi vorrebbe lasciar stare e siglare una fine che non c'è mai stata, a nascondersi in quegli angoli della mente dove riposano le cose insolute, i misteri che vorremmo risolvere, i segreti che vorremmo svelare. E ogni tanto bussa piano per ricordarci che è ancora lì. Io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon, la mia isola del mistero, e che ci permettono di realizzare questa e tutte le altre serie che condivido qui sul mio canale YouTube e sugli altri canali social. Trovate i loro nomi in coda a questo video e voi stessi potete sbarcare sulla mia isola e unirvi a noi su Patreon, avendo così accesso a una quantità di contenuti esclusivi. Vi invito anche a iscrivervi alla mia newsletter, l'avviso ai naviganti, se non l'avete già fatto ovviamente. Una volta a settimana condivido riflessioni e spunti per approfondire e stimolare la curiosità. Qui sotto trovate il link per iscrivervi. Con questo episodio, come sapete, abbiamo concluso la nostra inchiesta sulla vita e sulla morte di Pierpaolo Pasolini, un'inchiesta che ci ha condotto in un lungo pezzo di storia italiana, uno complicato e importante. Ma Uno Studio in Nero non si ferma qui e la settimana prossima cominceremo un nuovo viaggio sulle orme di un altro giallo insoluto ancora in Italia, ancora nella capitale. Affronteremo la storia, oggi quasi del tutto dimenticata, del mostro di Roma. A presto!